Per Notizie Abruzzo siamo a Pescara in compagnia dell'ingegner Cristiano Fino. Siamo arrivati alla selezione di innovazione, ci saranno adesso insomma, nuovi test con nuove iniziative all'Aurum a metà novembre. Ci può parlare sia delle selezioni e delle prossime iniziative? Beh, diciamo che le selezioni sono andate molto bene, noi siamo molto soddisfatti, i progetti in gara sono molto interessanti e sono anche molto completi. Dobbiamo dire che rispetto agli anni passati c'è stato sicuramente un innalzamento del livello sia qualitativo sulla tipologia dei progetti sia anche relativo alla modalità di presentazione, nel senso che la documentazione richiesta è stata diciamo allegata in maniera più dettagliata e quindi anche per noi sarà sicuramente un aiuto maggiore per la valutazione dei progetti stessi. Abbiamo accettato circa 22 progetti, di cui più della metà sono progetti di start-up o spin-off universitari. Il resto sono tutti progetti di piccole e medie imprese. Non c'è una localizzazione particolare, nel senso che, dato che comunque il premio Innovazioni è un premio nazionale ormai da almeno 3 edizioni, la localizzazione geografica delle aziende che hanno proposto i progetti è molto eterogenea, quindi non è soltanto limitata all'area della regione Abruzzo, ma anche ad altre regioni d'Italia. Quindi abbiamo progetti dalla Puglia, dal Piemonte, dalla Campania, dal Lazio. Insomma, sotto questo aspetto siamo molto soddisfatti della risposta. L'innovazione porta benefici economici, occupazionali e di sviluppo. Può far bene l'innovazione in Abruzzo e dov'è in Abruzzo che serva di più l'innovazione? Ma l'innovazione in Abruzzo c'è e sicuramente serve. Secondo l'ultimo rapporto sviluppato dalla Comunità Europea, l'Abruzzo negli ultimi 5 anni è una delle regioni che ha investito maggiormente nell'innovazione, delle regioni italiane che ha investito maggiormente in innovazione. E questo sicuramente non può che farci piacere. L'innovazione serve perché grazie all'innovazione si creano posti di lavoro. È anche vero che l'innovazione al momento è strettamente legata alla diffusione del digitale. Purtroppo il digitale in Italia non è ancora ai livelli delle altre regioni della Comunità Europea e quindi questo gap in qualche modo ci crea sicuramente delle problematiche. Il livello di arretratezza a livello della digitalizzazione dei servizi è uno dei grandi scogli che deve essere superato in Italia, non tanto a livello imprenditoriale quanto proprio a livello anche diciamo delle strutture che ci sovrastano, insomma devono essere sviluppate delle soluzioni che possono incentivare le aziende e al tempo stesso aiutino anche l'alfabetizzazione alla digitalizzazione, che è quello che manca principalmente è la conoscenza. A metà novembre, il 15 e il 16, si terrà per Innovazione, l'iniziativa per l'appunto di Confindustria del suo settore, in particolare sull'innovazione. Come si svolgeranno questi due incontri? Allora, il 15 inizieremo la mattina alle 9 con l'Innovation Hackathon, questa gara di idee che noi abbiamo sviluppato in collaborazione con le 3 università abruzzesi. Quindi si partirà con l'Innovation Hackathon, ci saranno i ragazzi delle università che inizieranno a lavorare sui progetti proposti da 3 aziende madrine e diciamo la loro attività proseguirà per tutta la giornata di venerdì per poi concludersi nella mattinata di sabato, quindi intorno a mezzogiorno. Invece l'evento Innovazioni, quindi la presentazione dei progetti, il contest vero e proprio, partirà intorno alle 15 del venerdì, quindi il venerdì 15, e ci sarà una prima presentazione di una buona metà dei progetti. Subito dopo avremo invece la presentazione, che gli studi delle due grandi imprese che quest'anno andremo a premiare ad honorem, che ricordo sono Elica e Acque Sapone. E dopo diciamo l'evento terminerà intorno alle 20 con la proclamazione di questi due vincitori ad honorem. La giornata successiva, il sabato, invece si proseguirà con la presentazione della seconda tranche di progetti che sarà immediatamente seguita poi dalla presentazione dei progetti sviluppati dai ragazzi delle università per l'Innovation Hackathon. Al termine di tutti questi speech ci sarà la proclamazione dei vincitori delle due categorie per innovazioni, quindi la categoria PMI e la categoria Startup Spin-off Universitari,
e infine la premiazione dei progetti presentati per l'Hackathon.